Ciao a tutti cari amici del canale, ben ritrovati su Dr. Loomis Channel per questo nuovo video unboxing dove vi mostrerò due prodotti che ho acquistato dalla Germania. Due prodotti di film horror splatter degli anni 80, anzi uno degli anni 80 e l'altro invece di inizi anni 90. Stiamo parlando comunque di due film legati tra loro, perché il primo è il film Evil Dead Trap, questa pellicola asiatica girata nel 1988, e poi il secondo invece è il sequel girato nel 1992. Ripeto, due pellicole che fanno parte del genere horror splatter asiatico, che ho visto, almeno per quanto riguarda il primo film, diversi anni fa, l'edizione nel formato DVD, che io sappia non è uscito in Italia, quindi ho dovuto acquistare sempre l'edizione tedesca, come in questo caso, però era nel formato DVD. Adesso ho recuperato queste due edizioni nel formato Blu-ray, non contiene né traccia italiana, non contiene nemmeno i sottotitoli, purtroppo, in italiano, però adesso cambiamo angolazione così parliamo anche nel dettaglio di queste due pellicole. Bene, allora analizziamo per bene queste due edizioni Mediabook tedesche della Mediax per questo film Evil Dead Trap 1 e Evil Dead Trap 2, diretti da Toshikaru Ikeda, spero di averlo pronunciato bene. Iniziamo quindi dal primo film, pellicola appunto che fa parte del genere horror splatter asiatico. Di che cosa parla il film? Praticamente c'è una conduttrice di un programma televisivo notturno che trasmette vari filmati amatoriali, però un giorno le viene recapitata una videocassetta contenente un presunto snuff movie in cui viene torturata e uccisa una ragazza. Dopo hanno, diciamo, localizzato da dove proviene questo filmato, e questa ragazza si reca poi in una fabbrica in abbandono, dove poi succederà un po' di tutto. Comunque, in modo particolare il primo film mi è piaciuto di più rispetto al secondo, ma parleremo della qualità artistica tra pochissimo. Prima analizziamo bene questi due Mediabook, molto belli gli artwork, devo dire ben curati. Costina, sono quasi tutti uguali le costine della Mediax con questo sfondo rosso. Giriamo un po', quindi questa è la parte posteriore. Come tracce audio troviamo la traccia tedesca e quella originale giapponese in DTS HD Master Audio 5.1, come sottotitoli unicamente quelli tedeschi, formato video 1.85. Qui in piccolo troviamo anche i contenuti extra, quindi abbiamo un commento audio con il regista, poi abbiamo il trailer giapponese, e vabbè, il teaser e niente di che, un inizio alternativo, o meglio quello originale, e poi abbiamo il booklet all'interno. Edizione limitata a 2000 copie, questa è la cover A, la mia è la copia numero 1192. E andiamo a sfogliare. Quindi qui abbiamo questo opuscolo con altre edizioni, altri titoli della Colors of Entertainment, la Mediax. Quindi qui abbiamo il disco nel formato Blu-ray, questa bella immagine di sfondo. Secondo me comunque non è niente male questo film che fa parte del genere horror splatter slasher. Se mettiamo da parte la recitazione, che non è assolutamente eccelsa, troviamo comunque un buon film di intrattenimento. Il regista comunque si è impegnato abbastanza, nonostante una trama abbastanza semplice, riesce a mio parere a creare una buona tensione fino alla fine, e comprende anche degli interessanti colpi di scena. Poi non mancano anche varie citazioni a film cult europei, tra cui i nostri film di Dario Argento, come Suspiria, come ad esempio nella scena con i vermi, oppure L'incendio verso la fine, sempre in stile Dario Argento. Anche la colonna sonora, alcune sequenze ricorda un pochino i vari film di Fulci con le musiche di Fabio Frizzi, però appunto il film strizza l'occhio a varie pellicole di Lucio Fulci e di Dario Argento. Questo invece è il film nel formato DVD, e qui abbiamo la stessa immagine anche presente sotto l'altro disco. Adesso andiamo a vedere anche l'altro Mediabook. Ecco qua quest'altra immagine, pellicola girata appunto 4 anni dopo,
era il 1992, giriamo. Qui invece la regia è di Izo Hashimoto, quindi qui cambia il regista. Come extra abbiamo semplicemente dei trailer e poi abbiamo anche la versione originale giapponese del film, anche in questo caso doppia traccia tedesca e quella inglese in 2.0 in questo caso. Anche questa edizione limitata, questa invece è limitata a 999 copie, la mia invece è la numero 230. Andiamo a sfogliare. Comunque, qui vediamo il disco Blu-ray, pellicola, per quanto riguarda il primo film almeno, che all'epoca era uscito con questo titolo, Evil Dead Trap, usato appunto per cavalcare l'onda, almeno per quanto riguarda in America e in Europa, del film di Sam Raimi, ovviamente, Evil Dead. E leggendo anche su internet, ho letto che il regista si è ispirato molto anche al cinema di David Cronenberg. Ecco qua. E qui abbiamo invece il disco nel formato DVD. Voilà. E quindi questi sono i due mediabook. Ricordo che appunto il film non è uscito in home video in Italia, quindi se volete potete acquistare o queste edizioni tedesche. Se non sbaglio sta per uscire anche per la 88 Films prossimamente, nei prossimi mesi, almeno così ho letto l'annuncio della 88, quindi non ci resta che attendere. Bene, quindi termina qui questo video unboxing dediicato a queste due edizioni Mediax tedesche del film Evil Dead Trap 1 e Evil Dead Trap 2, due pellicole asiatiche horror. Bene, io vi ringrazio per aver visionato questo video. Se non siete ancora iscritti al canale, mi raccomando, iscrivetevi, attivate anche la campanella così non appena verrà caricato un nuovo video, anche se io vi carico praticamente tutti i giorni, sarete subito avvisati. Bene, io vi ringrazio ancora e alla prossima.